Allarme ittico. Nuovo predatore localizzato nelle acque italiane. Qualche tempo fa abbiamo parlato dell'invasione di una nuova specie di granchio, che per alcuni è stata definita come aliena. Ci riferiamo al famosissimo granchio blu, una specie molto aggressiva che avrebbe dato parecchio filo da torcere a pesci più piccoli, e anche alla vegetazione marina. A quanto pare però, l'esemplare in questione non sarebbe l'unico nuovo arrivo sulle nostre coste, in quanto un suo alleato avrebbe fatto la sua comparsa qualche giorno fa. Ci riferiamo al granchio crocifisso, la cui presenza è stata localizzata lungo le coste del Mar Adriatico, più precisamente a Senigallia. Questo ritrovamento è davvero molto curioso, in quanto la specie in questione dovrebbe vivere nelle zone tropicali. Questo granchio deve il suo nome alla presenza di un crocifisso che ricopre la sua superficie. Si tratta di un predatore che può arrivare a pesare anche un chilo, e che probabilmente è approdato in Italia attraverso il trasporto navale. Il primo esemplare di questo granchio è stato catturato da un pescatore che ha deciso di rivolgersi al Centro Studi di Ancona, al fine di aiutare la scienza e la ricerca. Pare però che questo granchio stia già stato avvistato in passato, in quanto un esemplare era stato rinvenuto a Barcellona, nel bel mezzo del Mediterraneo. Da quello che sappiamo, sono davvero pochi gli esemplari di granchio crocifisso che finora sono stati avvistati nella nostra zona. Anche in passato, però, qualche esemplare è stato rinvenuto a Livorno e a Genova, anche se il fatto non ha scaturito molta attenzione mediatica. Uno dei più grandi ricercatori del CNR IRBIM di Ancona, ovvero Ernesto Azzurro, ha dichiarato che il granchio crocifisso è solo uno degli ultimi esemplari che si stanno aggiungendo alla lista dei nuovi arrivi in Italia. Al tempo stesso, il ricercatore ha rassicurato tutti dicendo che una possibile invasione da parte di questo predatore è veramente molto bassa, in quanto non sarebbe in grado di sopravvivere a queste temperature troppo fredde. Ad ogni modo è molto importante continuare a tenere monitorata la situazione, in maniera da intervenire prima che questo animale possa comportare troppi danni al paesaggio. Si tratta di un granchio che è abituato a vivere lungo le coste dei tropici e, proprio per questo, il suo organismo tollera ambienti caldi ma non riesce a sopravvivere in zone fredde. In alcuni punti l'Italia è estremamente fredda durante l'inverno e quindi questo granchio non sarebbe in grado di sopravvivere. Bisogna però ricordarsi che ogni specie animale è in grado di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente e, a lungo andare, anche il granchio crocifisso potrebbe avere la meglio sull'intero sistema. Per il momento, dunque, la situazione rimane sotto controllo, anche se gli esperti hanno dichiarato che monitoreranno le zone segnalate con estrema attenzione. Ricordiamo, infatti, che il granchio crocifisso si ciba di piccoli pesci e alghe che prima o poi potrebbero scomparire, comportando una grande perdita per l'ecosistema. Eravate a conoscenza dell'esistenza di un nuovo granchio in Italia? Temete che la sua natura possa danneggiare le coste del bel paese? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!